Maria Cristina Masi, impegnata da sempre in politica, pur se giovanissima, però insomma, da sempre che significa? Ho iniziato giovanissima all'interno del gruppo giovanile del partito. Ho ricoperto la carica di presidente della consulta per le politiche giovanili qui nel 10° municipio. Sono stata consigliere per 2 consigliature. Diciamo che la mia esperienza, ecco, nasce nel giovanile e nasce soprattutto in questo territorio. Questo è un valore aggiunto però, perché oggi una delle pecche della politica, non so se sei d'accordo, è l'improvvisazione. Sono profondamente d'accordo con questo, tant'è che solo io ho cercato di seguire passo passo tutti gli step necessari per avere una buona formazione, ma all'interno del partito adesso di Fratelli d'Italia, anche qui nel territorio, ma anche in precedenza, abbiamo cercato di dare spazio a giovani che intendono intraprendere un percorso politico attraverso la militanza, attraverso la formazione, attraverso un impegno attivo nel territorio. Non ci si può improvvisare amministratori. Allora, abbiamo capito quanto sia importante conoscere gli strumenti amministrativi. Poi però questi strumenti amministrativi vanno portati in consiglio comunale. Ora, quanto è importante il consiglio comunale romano, cioè il Campidoglio, rispetto alla qualità della vita di un municipio come quello di Ostia? Beh, è fondamentale, perché nonostante il 10° municipio abbia un decentramento più spinto rispetto agli altri, è evidente che dipende quasi tutto da Roma Capitale. Quindi avere un punto di riferimento del territorio in Campidoglio è importantissimo. Tra l'altro, non dimentichiamo che per affrontare i problemi bisogna conoscerli, e quindi di conseguenza qualcuno che conosca bene il territorio, che possa rappresentare il litorale in Campidoglio, è sicuramente un valore aggiunto. Detto questo, non ci dimentichiamo che noi non siamo una periferia qualunque, noi siamo il litorale della capitale, siamo dopo il centro, forse a livello turistico, la parte più importante di Roma Capitale, e c'è qualcuno che deve continuamente ricordarlo in Campidoglio. Allora, abbiamo detto dell'importanza di conoscere i problemi del territorio per poi rappresentarli su Roma Capitale e ottenere delle risposte per risolverli. Ma quali sono, a tuo modo di vedere, i grandi problemi ancora esistenti su Ostia e sul suo entroterra? Sono i problemi che ci portiamo avanti e cerchiamo di affrontare da tanti anni. Primo fra tutti quello della viabilità, del traffico. Sappiamo benissimo che tra l'altro questa amministrazione è riuscita anche a peggiorare il problema con il progetto della pista ciclabile, che effettivamente non ha tenuto conto di un piano di viabilità alternativo, non ha tenuto conto dei parcheggi, di un piano parcheggi alternativo, e di conseguenza ha creato ulteriori problemi di traffico. Una delle nostre battaglie che da anni portiamo avanti è quella di Ostia Antica Patrimonio UNESCO. È una vergogna che gli scavi di Ostia Antica ancora non siano patrimonio dell'umanità, e su questo ci auguriamo che la prossima amministrazione, noi già cerchiamo di far inserire questo punto nel programma del sindaco Michetti, nel candidato sindaco Michetti del centrodestra, perché crediamo che sia un valore aggiunto per tutta la città di Roma. Poi non ci dimentichiamo ovviamente quello che sta accadendo sulla Roma Lido, e per questo hanno una forte responsabilità sia il sindaco Raggi che il presidente della regione Nicola Zingaretti. In questi giorni abbiamo pochissimi treni a disposizione proprio nella parte dell'anno in cui c'è più bisogno invece del servizio. E infine non ci dimentichiamo che il nostro è un territorio a vocazione turistica, poco è stato fatto in questi anni per valorizzarlo. Allora, per tirare un po' le somme di quello che ci siamo detti, abbiamo detto militanza, abbiamo parlato di coerenza con un'area elettorale, abbiamo parlato dell'importanza anche di conoscere i vari atti amministrativi per poter essere efficaci nei confronti della collettività, insomma tutte caratteristiche che in qualche modo tu impersoni. Adesso però hai scelto di muoverti in direzione Campidoglio, non nel municipio ma verso il centro di Roma, proprio per quello che dicevamo prima, perché senza una sponda in Campidoglio diventa più difficile risolvere anche i problemi del municipio, e non farai una corsa da sola però, hai scelto l'accoppiata con De Priamo. Ci vuoi un po' raccontare questa scelta? La scelta è dovuta al fatto che De Priamo nasce come me nei quartieri di Roma, nel senso politicamente inizia giovanissimo anche lui e conosce bene la politica di territorio, cosa che per me è fondamentale, quindi può accompagnarmi in questo percorso sapendo bene
quali sono i problemi della città e conoscendo soprattutto come affrontarli, perché anche lui ha un lungo percorso politico. Io credo che il valore aggiunto sia questo, tra l'altro veniamo dall'area di centrodestra, ma lui è tra Fratelli d'Italia storico, io vengo da un'area più centrista, quindi siamo anche un po' la dimostrazione di quello che sta diventando Fratelli d'Italia come punto di riferimento di tutto il centrodestra. Quindi credo che sia un percorso difficile, ma un percorso importante per poter rappresentare quelli che sono i nostri valori, soprattutto quelli della presenza costante sul territorio, dell'impegno attivo tra la gente. Infatti noi abbiamo impostato questa campagna elettorale con un tour di tutti i quartieri del 10° municipio e non solo, ci stiamo allargando su tutta Roma, perché la nostra campagna elettorale sarà proprio per la strada, tra la gente, a confrontarci quotidianamente con quelli che sono i problemi che ci segnalano i cittadini.